Ciao ragazzi, come va? Nel video di oggi parleremo di interiezioni. Che cos'è un'interiezione? È una parte invariabile del discorso usata per esprimere un'emozione, quindi gioia, dolore, sorpresa, paura. Sono tipiche della lingua parlata. Interjections express an emotion, joy, pain, surprise, fear, and so on, and they are typical of the spoken language. Today we'll talk about that on this video. Alcune interiezioni italiane tipiche sono le seguenti. Some of the typical Italian interjections are the following. Va, va. Esprime perplessità, dubbio, incertezza. Per esempio, va, non so cosa dirti. Or, bah, proprio non ti capisco. Another interjection is beh. Beh si usa in frasi interrogative o concessive, di concessione. In most cases is the equivalent in English of well. Molto spesso è l'equivalente inglese di well. Let's see some examples. Vediamo qualche esempio. Beh, che è successo? Or, beh, fate voi. Or, beh, c'è poco da fare. Or another example. Beh, che c'è di strano? Or, beh, dai, non prendertela. Or, beh, è stato bello rivederti. Another interjection is bleh or pua, esprime disgusto. For example, bleh, che schifo queste caramelle. Or, pua, ma quanto sale ci hai messo? Another interjection is boh, boh. È molto usata ed esprime incertezza, significa non so, non lo so. It expresses uncertainty and it means I don't know. Let's see some examples. E lui cosa le ha risposto? Boh. Another example. Di che cosa parla quel film? Boh, non lo so. Come si aggiusta questo? Boh, non ne ho idea. A che ora arrivano? Boh. Cosa ci mangiamo stasera? Boh, non saprei. Another interjection is ma. Esprime incertezza o anche amarezza o rassegnazione. For example, ma non saprei cosa dirti. Or, ma niente di speciale. Or, ma chissà cosa succederà. Or, ma forse non vengono perché hanno un impegno. Or, an example that expresses disappointment, un esempio che esprime amarezza. Ma, roba da matti. Un esempio che esprime rassegnazione. Non me ne va bene una. Ma. Ok, another interjection, un'altra interiezione è magari. Magari esprime la volontà che qualcosa avvenga. For example, ti immagini se vincessimo la lotteria? Magari! Most of the times, as an interjection, magari means I wish in English. È l'equivalente inglese di I wish. But it also has a different meaning if it's not used as an interjection, and it also means maybe. Significa anche forse quando non è usata come interiezione. Let's see another example. Stai a casa dal lavoro domani? Magari! Or, magari fosse vero. Or another example. Magari potessi partire domani per l'Italia. Another interjection is peccato.
Esprime dispiacere, rammarico. It's the equivalent in English of it's a shame, it's a pity. For example, non siamo riusciti a venire alla festa ieri. Peccato. Mi dispiace, oggi è un impegno. Peccato. Il negozio oggi è chiuso. Peccato. Il film è già finito. Peccato. To si dice porgendo qualcosa a qualcuno. For example, to, prendi questa borsa. Or, to, ecco le chiavi. O per esprimere meraviglia. For example, to, guarda chi si rivede. Or, to, mi sono sporcata il vestito. Another interjection is uffa. Esprime noia, impazienza, fastidio. For example, uffa, quando finisce la lezione? Or, uffa, sono stanca, voglio andare a casa. Or, uffa, sei sempre il solito. Or, uffa, non ne posso più. Another in succession is sho. Sho si usa per allontanare gli animali, a volte anche le persone. For example, if you're afraid of dogs, se avete paura dei cani, you could say, shoo, shoo, vai via. And of course, if you just say it, the animal won't go away. Se dite soltanto shoo, like this, shoo, l'animale non andrà via. Quindi dovrete aggiungere il gesto tipico italiano, this, shoo, shoo, vai via, shoo, go away. Molto bene, per oggi abbiamo finito, spero che sia stato utile il video e ci vediamo nel prossimo. Ciao, grazie!